Ragazzi, bentornati. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E avvicinandomi il microfono vi dico: questo è l'ultimo episodio di oggi per me. Siamo dinanzi a una cura per i dettagli nel primo Legacy Dungeon che per ora lascia senza fiato. E siamo a malapena all'entrata, ma abbiamo già raggiunto aree completamente nuove. L'unica altra cosa che conosco di questo castello è la zona presumibilmente sconosciuta ai cavalieri e alle guardie. Ma anche senza risposte non ci resta che proseguire. Perdonatemi la tosse. Io voglio essere quanto più attento possibile. Questo guerriero gigantesco un tempo non aveva quelle pustole, è evidente. C'è qualcuno lassù. Questa è una sorta di cappella, una sorta di chiesa di preghiera, dove Godric andava a calmare la sua anima, il suo spirito. Corazza danneggiata con un lungo drappo di un profondo rosso, indossato dai soldati inviati dalle colonie penali. Molto bello, in realtà. Ok. Ovviamente non è un NPC. Secondo voi, che ne pensate? A me sembra una buona idea. Oh, dentro. Non ci credo che non funzioni. Penso che tu possa addormentarti. Ma non mi cambiava neanche il target. Il target. Niente? Proprio niente? D'accordo. Il mio esperimento mi è costato la vita, ma sono felice di averlo fatto, ragazzi. Non provare ad addormentarlo per osservarlo con un binocolo, per poter guardare bene le sue drammatiche mutazioni. Mi sarebbe dispiaciuto. Abbiamo il controllo del Rush. Non sono pentito. Per niente. Stiamo attenti, però. Non sottovalutiamo quello che ci aspetta, ok? Non facciamolo. Agiamo così. Saliamo. Prepariamo le lacrime. Via. Rolliamo. Non importa. Scendiamo. Ok. Vediamo. Rolliamo. È normale. Sono esplosioni. Non possiamo eliminarle al 100%. Backstab. Ok, calma, altro backstab.
Questo doveva essere un backstab della mia testa. Va bene così. Bravo, esule. Colonia penale. Colonia penale. Non erano venuti a punire Godric trovandosi poi al suo servizio, vero? Mi fate tenerezza. Allora, ripuliamo l'ambiente. Mi dispiace, ragazzi. Ah, non avevo stamina. Sì, è colpa mia. Oh, vedo che... Ah, ho capito il vostro piano. Frecce infuocate, barili esplosivi. Bell'arma, bell'attacco. Oh, cazzo, i danni. Wow, non pensavo. È vero, siamo vestiti di pelliccia. Accidenti. Ci siamo ritrovati a causa dell'impulsività di nuovo. Senza... Era worth it. L'attacco culo era qualcosa che dovevo assolutamente testare. Ma a 5 minuti dall'inizio dell'episodio, scusate il rumore, non sono qui per iniziare una sorta di tentativo volgare di rush nel castello, solo perché le frecce di Trina non hanno fatto addormentare una creatura grande. Potrebbero essere le entità di taglia grande, enorme, immuni? Non lo so, non ci credo. Però forse alcune categorie sì. Detto questo, facciamo le cose per bene. Punto 1. Non perdiamo troppo tempo. Punto 2. Sfruttiamo quando possibile i backstab come cure e non altro. Ricordandoci che abbiamo abbastanza fede per poter castare anche miracoli di cura. Quindi senza vergogna. Ok, quindi teniamoci. Rifallo. Ora. Ok. Non è quello che pensavo sarebbe successo. Sono morto. Pensavo di essere morto. Speravo di essere stato abbastanza smart nel positioning. Così non è stato. Ok, attacco caricato. No. No. Dai, ho fatto anche il predict del movimento. Vi siete fermati come salami. Ok. Ok, 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 dai. È sempre brutto fallire un predict, ma questo è perché Mira è ispirata a Monster Hunter. Con calma. I risultati sono l'unica cosa che conta in questo momento. Dobbiamo riassumere il controllo della piazza. Senza avidità, senza fretta. Abbiamo molto più degli strumenti necessari. Anche senza craftare strani piani eccentrici. Visto? Non ho scelto quest'arma a caso. Mi mancava. Oh sì, è proprio quello a cui mi serve. La possibilità di fare movimenti veloci, ma anche ad aria, con il danno di un attacco forza. Ora, non sono tutti scomparsi. Perdonatemi la telecronaca action RPG, ma l'esplorazione di questa parte del castello, che sicuramente si ricollega anche all'altra, è fondamentale. Il vero premio comunque sarà la possibilità di castare miracoli di nera fiamma. La mia curiosità è agghiacciante e accecante, ma sono sempre delle due dita i miracoli della fiamma nera. Cosa mi dice di no?
Oh, ok. Ehi tu. Fatto male? Gran scudo di legno, bellissimo, rinforzato con decorazioni in metallo. I gran scudi offrono una notevole resistenza ai danni e un'elevata capacità difensiva, permettendo di respingere gli attacchi nemici con facilità. Però in legno. Wow, 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 stavo cercando di... stavo andando a controllare la stabilità. Oh, merda, no. No, 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 questo non era nei piani. Cinqu 51. Speravo di farti un bello stordimento, invece. Questo intendevo. Non scomparire, ti prego. Hai delle armature dorate, leonine. Esatto, resta qui. Vestito con un anello intorno al collo e pochi stracci. Guardalo. Un demone. Ferino. Per incutere paura. Capelli argentati. Ragdoll meraviglioso. Ma nessun innesto. Perché? Perché gli eredi sì. Godric, innestavi sol... Oh, cazzo. E va bene. Alla prossima, grazia. Non ancora. Questo è più semplice. So dov'è. Profezia, eh? Prendiamo atto. Sappiamo perfettamente dov'è quella fuoriuscita d'acqua. E il fatto che sia dinanzi a Stormveil la dice molto lunga. Oh, guardale. Eppure non combattono più qui. Questi esuli. Da dove vengono e perché? Guardate, siamo dentro il castello. Guardate la microscopicità delle stanze. Nel senso, la densità estrema. Level design. Siamo veramente vicino a quella sala, sì. Sappiate che un lato di me ha un lontanissimo eco di questa parte di level design. Causa del periodo di leak del jailbreak
del CNT PlayStation 4. Vi racconterò una storia a riguardo in futuro. È una promessa. Siateci. Ma è tutto irriconoscibile. Oh, quel poco che vidi era vuoto, vacuo, quasi antesturizzato. No, questa è la volta in cui bisogna imparare. E ha gli occhi dorati, darà più rune. Fermi. Guardate. Ha anche parti animale. Quell'ottocento. I tavoli si sono distrutti, ma questa è la sala del trailer. È la sala del trailer in cui. Guardate, una delle cose più classiche degli open world è perdere qualità nel microscopico. Che cosa avete fatto? Guardate. Tuo padre? Ascia degli altopiani. Mani. Fuse ad altre mani che diventano arti simili a gambe, ma questi sono piedi. È raccapricciante. Vedete, questo è un amalgama di mani da cui fuoriescono. Allora, non dobbiamo perdere nulla. Laggiù. È la piazza che abbiamo liberato. Siamo entrati qui. Siamo saliti da qua. E raccolto gli oggetti. Siamo scesi. Osservato di nuovo i drappi leonini. E siamo entrati in in questa macelleria. Questi corpi smembrati. I compagni di Roderica. Cosa ti fa il fuoco a te, eh? Molto. Spaventosamente molto. Ma perdonami. Ho bisogno. Avevo bisogno della tua forza vitale.
dispiace, ma non siete pericolosi. Oh. È un momento da prendere molto sul serio, ma non posso non farlo, ragazzi. Peccato che per loro la carne era anche altrove. Siamo veramente qui. Provate a immaginare se non fosse mai stato mostrato in un trailer. Mannaggia. Fermo restando che non ho visto il launch trailer, ovviamente. Oh, mamma mia, ci siamo. Cosa? È un NPC? No, no. Dite, un secondo, no, non credo. Allora, attenzione, bisogna fare i backstab a questo, eh. A meno che non possa... Mi dispiace, ma non ho Estus. Ok, sei forte. Lacrime di vita. Allora, tutti i guerrieri di questo luogo hanno i capelli argentei e molto lunghi. Oh, a essere del tutto onesto, non escludo che il combattente di prima non sia... È assolutamente una di queste persone, per quanto... O comunque venga da questo popolo, nonostante l'estrema differenza biologica a causa delle deformità e del gigantismo. Già. Le radici dell'albero madre. Quindi questi oggetti sono eterni. Scusa? Quando fuggì da Leyndell? Ci siamo. È la prima volta che la sentiamo nominare. La capitale reale. Godric porta con sé una moltitudine di tesori simili. Noto anche come la tenebra... di Marika. Ok, è il momento di acculturarsi un minimo, perché latebra non so cosa vuol dire. Nascondiglio, luogo sicuro e di riposo. Certo, perché permetteva a Marika, ragazzi, ma... E tra l'altro tutto questo assume un significato profondamente più ludico se consuma pialle infinito. È finita l'epoca di quei fastidiosi oggetti a consumo che un po' violentavano la possibilità di godersi un po' di sano esplorativo sperimentare, no? Bellissima l'animazione. Devo provare le altre animazioni allora. Ok. D'accordo. E perdonatemi, vediamo un po'.
ma dura solo una volta. E ho. Ah, ok, giusto. Ma questo è potentissimo. Quello era Poise. Guardate, i falchi d'arme. E quelli sono i cavalieri. Credo che in questo open world le pareti illusorie siano per la prima volta estremamente limitate. Per dare un enorme peso quando vengono utilizzati quegli incantesimi. Senza gamba, senza braccia. Di quest'area vedi un ambiente low poly. A differenza del Gran Ponte. Per ora qui ho dei lontani echi di cui vi parlerò un giorno. Ma sono, immaginatevi, come osservare un'alfa detesturizzata o giù di lì. Senza nemici, senza oggetti. Vi farà piacere il racconto. E non preoccupatevi, non ha sfiorato la Blindrun. Anche perché era solo di queste ale. Non voglio scendere per ora. Scrigno, siamo ancora più in alto. Sì, ma la porta chiusa con il. Eccolo là, è targettabile. Ci si arriva dall'altra parte. Sicuramente un nemico, non credo sia un NPC. Ma ragazzi, ma guardate la densità. Ecco. Avete cominciato a comprendere, magari i più tardivi di voi nel fare un'analisi di quel tipo, perché all'epoca fui deluso dal castello di Dranglake. Cioè, guardate queste ale, guardate questo luogo, pensate a quella sala di prima e che stiamo navigando nelle prime stanze, perché il Legacy Dungeon, io sono sicuro che non è finito qua. Non è finito qua. E anzi, si poteva scendere prima, si poteva scendere. Qui no. Qui non si può scendere. Guardate, questi sono. Finalmente li possiamo osservare da vicino. Giganteschi, magnifici. Io passerei tutta la notte qui. E invece questo è l'ultimo video della serata per me. Level design, ragazzi. Guardate dove siamo. Pazzesco. Stormveil. Ma che bello, ma è di una bellezza. Oh! No, aspettate, aspettate, prima. Questi stanno andando troppo in là. Oh, ok, non voglio rischiare. Abbiamo da craftarci qualcosa che può ripristinarci la vita. Aumento, incrementa la posizione lancio. Cioè io spero che non è la stanchezza, non è il sonno, anzi io mi trovo caratterialmente a dovermi limitare un po', perché a volte posso essere fraintendibile, ma voi vi rendete conto della qualità di quello che state osservando? Cioè, riuscite a farmi una lunga lista di in quanti luoghi e progetti questo livello di densità di level design e di strutture iconiche ed esteticamente elaborate a questo livello di dettaglio e di realismo topografico e architettonico conoscete? Cioè, è una roba incredibile, al di là anche soltanto dell'ispirazione creativa. Ma merda. Scusami. Ho visto il sangue sopra, mi sono terrorizzato. Ok. Uncini. Ah! Ok.
Allora, onestamente, se io scendo, muoio. Non mi sono ancora seduto una sola grazia. Ricordiamoci di questo dettaglio. Tu sei le mie Estus. Già di no. Era un backstab, stronzetto. Era la tua schiena, bestia. Sai cosa vuol dire questo? Che mi becco l'oggetto nella piazza. Pff. Era proprio a 3 gradi dall'angolo di backstab. Ok. Allora, il mio desiderio di utilizzare quell'abilità ci è costata cara, ma... Onestamente, no. Potremmo fare una cosa. Smart. Faremo una cosa smart. Guardate, ma non c'era neanche questo. Figata. Adesso noi andiamo nella zona sicura. Vediamo dove sbuca quella sca. Ah, giusto. Uno. Allora. Ciao. The gates are open. It's only you. Andrò qui. Mi fido. Certo, non dobbiamo morire qui, ma... La posta in gioco è alta, ma... Voglio giocarci. Voglio giocarci. Non ricordo tanti di questi dettagli, quindi per me è una gioia. Lui è ancora scemo che non sale, vero? Lì c'è una grazia.
Qui si scende. Avrebbero dovuto dare all'Aya la possibilità di ascendere comunque. Ok, che hanno le catene, ma non c'entra niente. Scusate. Poracci. Poracci. Dai, poverini. Là è dove tutto è cominciato. Quella è la cappella dell'attesa. Dove qualcuno ha aspettato che noi ci risvegliassimo. Rise, tarnished. Who's that? And yet lives. Una chiesa di Marica. Quello è il ponte che poi ci ha portato al crollo. Si nasconde altro, molto altro là, eh? Cavolo, ma quanto è vasto! Quanto è vasto Elden Ring! Ci siamo già fatti prendere. Esatto. A mega schiaffi in faccia in passato, vero? E ora droppano anche queste piume speciali. Godric ha subito una risposta per le sue azioni. Ha un grande potere, ma qui si è nascosto. Oh! Adoro il range! È cambiato, eh? Quella è un'area di cui non ho visto nemmeno i lopoli. Quello è. Sì, non è ancora spawnata la statua, ma. Ah, tu hai droppato una delle tue piume. Falco Tempesta. Quanto oro, Godric. Quanto oro. Te la sentivi proprio, eh? Sicuri? Se non avessi 25.000 rune altrove, avrei insistito un po'. Bacino d'evocazione. Andiamo. È una grazia alla quale adesso ci siederemo. Non sembra che qualcuno voglia dirci qualcosa, vero Merine? Non credo. Ok, ci siamo seduti qui. Permettimi di fare un salto a casa. Seccato si può chiamare. Perché ora? Vorrei. Credo tu mi dica nulla. No, non importa, non sono qui per te. Sono qui per te. Ah, well then.
that is a work of heresy. Mi dispiace. Non ti hanno dato nessuno di buono. Very well. I'll take it off your hand. Non ne hai preso uno. Fede 20 e fede 17. Infonde di nera fiamma all'armamento nella mano destra. Avvolge con fiamme oscure l'armamento nella mano destra. Questo incantesimo può essere lanciato subito dopo aver eseguito un'altra azione. È gravosa. Dopo aver inflitto danni, continua ad assorbire PV per qualche istante. Proietta una sfera di fuoco nero. La carica accresce la potenza della magia e innesca l'esplosione della sfera. Quanti echi. E vive rune. Queste sono nostre. Queste sono nostre, ragazzi. Guarda, il fatto che io debba comprare da te cose del genere mi addolora molto, ma... Utilizzeremo i livelli per la fede. Uno dovrebbe poterlo comprare. Mi dispiace. Questo è un buff che mi interessa molto. Specialmente se riuscissimo a utilizzarlo contro Godric. È un demigod, no? Ah, posso dirle... Pensavo che dovesse passare del tempo. Oh, quindi i complimenti che le ha fatto il fabbro. You're telling me I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. Si chiama Hugh. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit tuning, then goodness knows that would be a surprise. I suppose I should try to hone. I'll ask Master Hugh. Che bello questo hub. Well, I took you for dead. No matter, it's lay out your arms then. The girl. What about her? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Ma che dolcezza. Che dolcezza. Per carità, potrebbero permettermi di fare delle dual, ma... Beh. Poi borbotta tra sé e sé, ma è meraviglioso. Ok. Quindi ora posso fare il ricaricamento gnorri. Va bene. No, grazie. Io faccio... sì, ma scusate, abbiamo scoperto una chicchetta. Roderica. Sei con lui? Ti prego, dimmi di sì. Oh! Ma che bello è! No, ma è stupendo! No, è bellissima così.
Vabbè, è una... Guardate, sì, è la pietra di evocazione. Quindi le ceneri, potenze le ceneri. Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. E l'abbiamo trovata in quella catacabecchia, eh? That he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the spirit tune apprentice. Pleased to make your acquaintance. Il menu Sintonia Spiritica consente di spendere rune e convallarie sepolcrali per potenziare gli spiriti evocati dalle ceneri. Ceneri speciale. Convallaria spettrale sepolcrale. Fighissimo. Too soon, my boy. Dirupo di gran tempesta. Ragazzi, se penso al potenziale espresso in questo dungeon fino ad ora. Va bene, provateci. Try me. Ecco, ridammi i miei HP per favore, grazie. Quella è una costruzione che... Come, scusa? È il loro scudo! Come il castello è deturpato da macchie e spine. È vero, sono le stesse macchie, solo che è il castello. Alcuni affermano che sia la maledizione dell'innesto che causa questa afflizione, mentre altri dicono che la causa sia qualcosa di ancora più sinistro, nascosto nei meandri del castello. È la seconda. A voglia. Preso una paura mitica. Mi sono spaventato tantissimo. Ho avuto una paura boia. Ero concentratissimo. Dio santo. Sì, vabbè, con quale lancio? Abbia un po' di dignità. Cosa fai? Questa cosa mi sta intrigando moltissimo. Pensavate che sarei caduto, eh? Anch'io.
Che continua sorpresa. Arma da pugno, composta da lame parallele affilate, prediletta da coloro che attendono nell'ombra. Infligge ferite, che causano ingenti... Sono 60 sangue... Armi come queste vanno sempre in coppia. Impugna la due mani per equipaggiarne una per mano. Come in Dark Souls 2. Ascia della luna crescente. Devo regalarla a Patches. Ascia pesante con una grande lama arcuata e una lunga impugnatura. Il riferimento alla mezzaluna sembra essere legato a un sentimento di nostalgia di casa. Ah. Il lungo manico la rende perfetta per abbattere i nemici circostanti. Che spreco però. Ritiro tutto. Mamma mia, che gioia è quest'arma. È la Switch Axe praticamente. È bellissima. È certo. Bellissimo. Ah, non sono insieme alle armi. Infatti non contano come dual. Bellissima sta roba. Quanta, mamma mia, queste in combat. Ma se queste le rendi sanguinamento. Ah no, lo fanno già, lo fanno già, lo fanno già. Cosa stanno pensando i miei, le mie sinapsi? No, ma veramente. Ci pensate? All'ardente. Dovevo uscire, io l'ho vista quella scala. Cioè so che c'è una scala fuori, che non mi pare ci fosse nell'originale. Accendete. Io sono stato qua anche nella demo di 6 ore, ma non sono mai andato in quelle zone che avevo visto solo in alfa invece. Ero solo curioso di scoprire, come vi ho raccontato nell'anteprima, cosa accadesse qui dentro. E c'è una risata, che a questo punto dovrei riuscire a riconoscere se è di Patches. Non credo fosse di Patches. Potrebbe essere di Patches. Potrebbe, eh? Non c'era sta scala, secondo me. Non c'era assolutamente. Oh, bello! Dai! Questo mi piace! Vediamo. Dopo. Vediamo dopo che se lo guardo adesso. Può star bene solo con i PG. Non sul mira. Ah, tutto qui? Tutto qui? Non è vero, perché anche uno shortcut se vuoi saltare giù. Però si può salire ancora. Da dove? Da oltre la scala di interruzione. E noi vogliamo rischiare la pelle dentro quella stanza? A quanto pare. Per 25.000 rune dobbiamo rischiare la pelle? Quella è la grande idea, Mike. Della serie... Oh, le balliste a quello? Choose your destiny? Non dico che non abbia senso, eh. Però ha un che di macabro, ovviamente. Potremmo farcela, in realtà. Avrei preferito avere qualche miracolo. Alto peggio.
Beh, sono molto più forte di allora, eh. Caro il mio amico. Sento le passa. Vasi d'oro. Io ristrutturo. E uno scrigno di cui non conosco il contenuto. Guarda un po' che figata. Potenzia i contrattacchi in difesa. Oh, il contrattacco in difesa è una tecnica avanzata che, se eseguita con il giusto tempismo, consente di volgere a proprio favore lo slancio offensivo del nemico. Si racconta che sia stata inventata da uno spadaccino cieco, che quindi doveva subire il colpo. Tu chi sei? Sempre Godfrey? Sì, sei Godfrey, sei Godfrey. All'epoca in cui eri più splendente. Che meraviglia. Chi è stato? Come si chiamava quel, lo schiavo? Quel, insomma, comunque quel servitore in qualche modo. Gostok, Gostok, vero? Siete pronti? Sono pronto a cliccare. Ah. Oh. Sì. Ora sbucheremo da qualche parte che bene o male è vicina a dove ci siamo. Forse no. Qui è dove nel trailer si viene pugnalati alle spalle. Ah! Non pensavo qui. Non pensavo letteralmente qui. Pensavo in quest'area. Guardate che meraviglia. Guardate questi oggetti accatastati qui, queste casse. Come tutto non è mai volgarmente ripetuto o vuoto, vacue. Allora, mi permetto di dire che la mia intuizione è stata: entrambi i percorsi, tutte le strade portano a Roma. Se così è, non così presto. Guarda un po'. Lì è dove sarebbe caduto il terreno. La corrente ci avrebbe portato fino. Oh, è quello? Beh, credo che l'unico modo per arrivare lì sia un portale. Non voglio finire l'episodio. Try harder. Sempre dei passi. Saltare su quella trave non serve a niente, vero? Oddio, forse lo, forse serve. Forse serve, sapete, eh? Vediamo, perché secondo me potrebbe, si potrebbe magari entrare in quel buco, in quella macchia, giusto? E andare dall'altra parte, ma non è detto. Ragazzi, se ci sono 6 di questi dungeon nel gioco, di più, come dico, come si diceva, se pensate a quanto ancora ci manca, queste spine, fungo, ok. Sono belle, veramente. Basta.
Non ci porta in una zona nuova quel salto, vero? No, anzi, sono stato persino più smart io. C'è un muro invisibile. Ho scelto una strada veramente pericolosa, ragazzi. Quello è anche un ascensore. Porca miseria, questo ci butta giù in un secondo se... Ho visto la mia vita passarmi dinanzi. Mamma mia, ragazzi, che... Se non c'era quell'ascensore non mi sarei spaventato così tanto, ma... Non mi ripeto, eh. Sapete cosa starei per dire qui. Ok, la leva è sopra. Sapete cosa? Io prendo la caramella per la gola e non finisco adesso l'episodio. Questi sono buff da combo. Non sottovalutiamoli per nessuna ragione. Ok. È colpa mia, pensavo di avere lo scudo. Allora, fermi. Prima ci copriamo. E io posso andare dall'altra parte, ma passa un po' la voglia, nel senso, devo prima recuperare. Fermi. Siamo saliti abbastanza in alto da farmi pensare che... È davvero un castello 1-1. Un gigantesco castello 1-1. Ragazzi, questa è una roba grossa. Questa è veramente una roba grossa. Grossa, grossa, grossa. Parlo in generale, ma anche per il gaming, nel senso che non è una cosa così con questa densità di percorsi, torri, tutto esplorabile dall'alto verso il basso. Fa impallidire Boletaria. Siamo in uno di... Oh cazzo. Va bene, eh? Fatto veramente bene a fare questa cosa. Fatto veramente bene. Sì. Mi dispiace aver usato la Estus, ma... Vai, la lacrima. Questo è stato un bel quick thought. Dai, me. Perché se non li vedevo... Ragazzi, io pensavo di uscire da una scaletta nel parchetto. Ah, questo è per esplorare. E certo. E lo farei anche volentieri. Lo dovrò fare volentieri. Devo accettare il fatto che... di questo passo... Oh, è come dice Yoda.
fare o non fare, non esiste provare. Se ne pagheremo le conseguenze, avremo perso delle rune. Qui è tutto esplorabile. Questi non sono Death Box. Se è tutto esplorabile, ma dove si... E ancora non c'è una singola grazia qui dentro, a parte quella di quel parco. Ma veramente, devo avere il culo così stretto, così tanto. Dio santo. Per ora no. Cioè, devo prendere delle scelte. Anche la capacità di saltare si disintegra in certi casi. Ma solo per paura, tra l'altro. What do I see? Qui dove eravamo sbucati prima. Quello è l'edificio. Ok, è confermato. Ho ragione. Ho assolutamente ragione. Lui è ovunque. È ovunque. Wow. Che paura. Che schifo hai in faccia. Ah, un'arma. Un'armatura? Un elmo? No, è più corazzato degli altri. Ecco perché gli facevo meno danno. Ammazza. Mamma mia, ti dà una prospettiva. Cos'è questa sequenza di tesori? Ok, ragazzi, questo luogo è gigantesco. È fuori di testa. È veramente fuori di testa. Mi sa che si può. Tra l'altro, mi sa che si può anche arrivare. Con un po' di fantasia. No, forse no. Allora, fermi. Se io. Una stanza. Eccola! La piazza! È la piazza! È la piazza! Fermi! 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 Fermi tutti! Fermi tutti! Che sto facendo? Che sto facendo? Perché lo sto facendo? Fanno qualcosa ste frecce di merda. Bene, ha funzionato. Bel re.
Belle le frecce di Drina. Sapete perché non sono... Oh. Sapete perché non sono andato a prendere direttamente gli Yaki subito? Perché so che se prendo gli Yaki è il finale perfetto dell'episodio. E il mio cuore si sbriciola. Anche se è chiaramente ora chiudere l'episodio, a dir poco. Qui è una sorpresa. Non è possibile. Cioè, se le perdo è praticamente la thumbnail. Oh, guarda un po'. Alla barda di pregevole fattura, finemente decorata con un antico motivo, era conferita ai cavalieri che, per colpa o sventura, erano condannati ad abbandonare le proprie terre, come gli esuli. Molti di questi guerrieri venivano mandati al confine, dove erano costretti a ricominciare da capo, soli nella loro disperazione. Carica velocemente in avanti con l'arma all'altezza del fianco, concludendo lo slancio con una fonda, divenuto per coprire una stanza maggiore. Fighissimo. Ok, è quel tipo. Guardate qua, madonna mia, che bello che è. Come tutto viene giustificato. Il ricettario del guerriero nomade, 10. Freccia addosso ala di tempesta. Ok. Ammantati di venti di tempesta rompono la guardia del nemico con facilità fino a sbilanciarlo. Ok. Questo? Dove siamo? Io ho paura che a un certo punto paiano un boss di colpo. Io... Ah, qui era dove stava il... No. Il combattimento del... Questo non volevo farlo. Facile perdere di vista l'esplorazione qua comunque. Stiamo molto attenti a quello che facciamo. Ma pensate dove siamo. Merda. Bastardo. Try again. Fighi, per carità. Mamma mia. Te l'ho veramente fatta, guerriero. Questa te l'ho veramente fatta bene. Cosa non fa un guerriero come me per mantenere... Ah, ma sei... Bello anche te però. Mica male. Me l'aspettavo. Per niente.
non era assolutamente un comp... cioè, quando gli mancava un colpo volevo prendermela easy, invece dovevo rimanere aggressivo. Quello che sarebbe successo senza paura. Con la paura tutto cambia, in peggio. Manco fossero 250.000. Ok. Molto bene. Gigantesco questo castello. Abbiamo visto ancora solo una certa parte. Oh, oh, eravamo qua sopra prima. Wow. Eh sì, eh sì. Questa è la zona, esatto. Siamo dentro. Ce l'abbiamo fatta. Ok. C'è molto da fare ancora, ma questa è fatta intanto. Allora. Con attenzione adesso, ok? Uno. Merda. Merda, 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 merda. Via, via, via. Ho fatto un errore. Quando ho mancato quell'attacco R2 ho fatto un gigantesco errore. Con calma. Backstab, ok. Siamo molto attenti a quello che facciamo, ok? Questa storia può avere un good o un bad ending. Abbiamo tutti gli strumenti per renderlo un più che good ending. Anche se è buio pesto, non si vede nulla. Bravo Mike, questa è buona. Questa che hai fatto è stata veramente buona. Hai fatto un angolo di backstab da maestro, veramente. Ok, poi. Poi. Via. Via. Drop. Corazza. Di notte questo castello è terrificante. Poi. Siamo vicini. Siamo vicini. È quasi finita. Non facciamo stupidaggini adesso. Allora. Puliamo. Uccidiamo tutto. Bene. Si sale. Ok. Ecco qua. Sono laggiù. I miei yaki sono laggiù.
Devo solo ricordarmi come ho fatto il giro. Ah, sì. Già. Non è il momento di fare i coraggiosi. Cremisi. Questo troll è stato mutilato per innestare i suoi arti a Godric e a nessun altro. E qui siamo tornati al piano. Mi piace proprio attaccare nell'oscurità a voi, bastardi. Oh! Guarda un po'. Guarda un po'. Ed è quello che penso io? No. No, non lo è. E allora io accendo questa. Perché il finale è vicino, ma non è questo. Ma è molto vicino. Ho acceso questa. Torre baluardo. Fantastico. A questo punto posso anche fare il salto folle. Molta, molta meno paura e più spavalderia. Va bene. Ovviamente i nostri strumenti a distanza andranno potenziati nel tempo, eh. Qui facciamo il tipo di coraggio che avrei normalmente, ma senza proprio paura. Anzi, sapete che vi dico? Ecco qua. Senza paura io cambio parecchio, eh? Ok. Preso. Grazie. Tutto qua? Beh, se, ovviamente uno si fomenta per la difficoltà, ma la difficoltà è stata resa dalla mia fretta e non da altro. Perfetto. Scendiamo. Saliamo qui. Saliamo ancora. Vediamo cosa c'è qui fuori. Che è dove eravamo già stati, eh? Ah sì, so, sì, esatto. Qui stiamo tornando sui tetti di cui abbiamo fatto il giro prima. Ok. Esatto, e qua si andrebbe a fare il giro di prima. Perfetto. Di là si andrebbe oltre la... Ok, ma non è il momento. Quello che devo fare adesso è scendere giù, tornare nella piazza dove tutti gli avversari sono stati sconfitti, tranne il gigante, chiamiamolo gigante, tranne l'energume, no? E far sì che quell'arma, quella sciabola, quella spada curva gigantesca, distrugga la statua di preghiera. Ove noi andremo a dare qualunque cosa ci doni al suo interno.
questa è l'idea. Questo è il progetto. No, perché questa è la strada scemo che riporta all'inizio del percorso stealthily. Io sono ancora senza cure, ma quello sarà il nostro finale. Fatemi sapere se questi episodi notturni vi trasmettono. Qui si rientra molto di più nello stile Souls. E mi manca l'open world, paradossalmente. No, e non perché questo non sia il top. Proprio nel senso per dire quanto è bello avere questo tipo di eterogeneità. Allora, se adesso io vado qua. Esatto. Mi muovo in questa direzione con questo salto. Qui potremmo fare l'ira di Dio comunque, eh. Genuinamente, cioè, cosa potrebbe fare veramente tanto. Qui c'è ancora tantissimo da esplorare. Però vabbè, una cosa alla volta. Ok. Passi qua su. Perfetto. E questa è la piazza, no? Esatto. Fa male aver perso l'esplorazione di altre cose, ma oh. Un finale è un finale. Specialmente se è un lieto fine. Un meraviglioso lieto fine. Sorry, mate. Favore. Ah no. Non sei tu? Cavolo. Oh. Però. Quindi non è lui. Questo non è un bad ending, nel senso che con quel shortcut interno prendere queste rune è una sciocchezza, ma mi è dispiaciuto non trovare il segreto. Mi è dispiaciuto. Non era la sua possanza distruggere la roccia. Serve qualcosa di massiccio come i troll. Davvero. Posso... culata. Culata gigante. No, no, mi spiace, ma io sono anche relativamente meno spaventato ormai. E un Mike poco spaventato sa muoversi bene. Gli manca quel timore che lo rende lento di pensiero. Ma non sciocco. Perché questo non lo vogliamo, vero? Allora, ora, senza essere scemi. Si fa lo stesso giochino di prima, si prendono le rune e ci si saluta. Questa sarà una parte un pochino lenta e noiosa, ma è unica, nel senso che fa parte di qualcosa che in realtà fino ad ora è stato molto più sereno e fluido.
Abbiamo esplorato con calma, eh. Con una certa... diciamo... Non riuscivo a passare. Con una certa... riverenza. Però... non so, non sono intimorito, ragazzi. A parte, cioè... questa è una parte che ritengo da dover fare con attenzione, ma senza avere il timore di essere uccisi. Più che altro il problema è... che c'è un segreto in più, quindi... e non credo sia la culata la risposta. Per quanto faccia ridere. Senza stamina ho avuto paura. Qui ho avuto paura. Hanno visto zero stamina e la combo di due spade. Ho pensato che era... veramente stata una cazzata in tutta la situazione. Quella era stata sciocca, fellow Tarnished. Ragazzi, stupendo che mi seguite in queste incredibili follie esplorative. Ok. Scusami, eh. Non provarci. Sarebbe stato non vivere la propria vita fino in fondo. E abbiamo ancora quei quadri da cercare. No, no, scordatelo. Spiace, ragazzi, non sono in combat. La puntata è finita. Anche perché abbiamo parecchio da esplorare domani. No, proprio parecchio. ...26.000 rune? Si raccolgono meno rune? Quando si muore? Non recuperi il 100%? Attenzione! Attenzione, questa è una cosa enorme! Cioè, di gameplay è un modo di equilibrare molto punitivo. Di lore... non è cosa da poco. Non è cosa da poco per niente. 15k. 15k. Attenzione. Scusami, so che non... che cazzo? Ma... originale? 98. Ok, non è cosa. Va bene. Va bene. Curioso. Meno rune. Oh mio Dio, è così tardi. Domani devo svegliarmi presto. Well, you're back. Che cosa ho fatto? The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Ah, oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Elden Ring, ma cosa sei? Io volevo tornare a parlare con i vecchi mercanti. O meglio, no. Volevo tornare a parlare. Volevo incontrare Gostok, tornare a parlare con Calais, con Varre, ma dopo aver sconfitto Godric. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Goodbye.
Mi sa che mi mancano 400 rotti, vero? Ah no, sono 200, ok. Ragazzi, questa cosa che è appena successa è fantastica comunque. È veramente fantastica. Ma scusate questo finale di episodio lentissimo. Well, you're back. Goodbye. Ho capito. Comparto. Arcano 13. È come le resine con corda. È intracombo. Godix la beccherà in faccia questa. Alla prossima, ragazzi.